La gamma Grande Punto ha 5 allestimenti disponibili attualmente, 3 della linea Comfortline che chiamiamo Active, Dynamic and Motion e 2 della linea Sportline che chiamiamo Fun e Racing. La famiglia Grande Punto ha disponibili diverse motorizzazioni con diversi tipi di carburante, ce ne sono 3 a benzina, un 1200 da 65 cavalli, un 1400 da 77 cavalli, un 1400 turbo T-Jet da 120 cavalli. 3 motorizzazioni diesel, un 1300 da 75 cavalli multijet, un 1300 da 90 cavalli multijet e un 1600 da 120 cavalli multijet. Tutte e 3 motorizzazioni 16 valvole. Abbiamo poi 2 motorizzazioni a doppia alimentazione, un gas naturale, un metano 1400 da 77 cavalli e un GPL sempre 1400, sempre 77 cavalli. La vettura più sportiva della famiglia Punto è la versione Sport, con una motorizzazione 1400 turbo da 120 cavalli. A livello estetico la macchina si differenzia dal resto della gamma per un frontale molto più aggressivo. Gruppo ottico, gruppo luci ha un fondo brunito, la macchina ha chiaramente fendinebbia frontali, spoiler anteriore e posteriore, minigonne laterali, cerchi da 17 pollici. Mentre all'interno il quadro strumenti è di derivazione sportiva, quindi a fondo bianco, volante in pelle con un design dedicato per questa versione, sedili sportivi. A livello di assetto, l'auto ha un assetto ribassato, chiaramente più rigido per poter essere in grado di gestire la potenza. La potenza è interessante perché la macchina accelera da 0 a 100 in 8 secondi a 9. Ma nonostante questo, a livello di consumi, il ciclo extraurbano, la vettura è in grado di percorrere fino a 18,5 km con un litro, e questo grazie alla grande efficienza del motore turbo. La versione più venduta di Grande Punto è la versione con l'allestimento Dynamic, rappresenta più dell'80% delle nostre vendite, 5 porte e le alimentazioni vendute chiaramente sono benzina, diesel, GPL e metano, distribuite in modo abbastanza uniforme. Le ultime due versioni arrivate all'interno della gamma Grande Punto, le versioni GPL e le versioni metano, sono disponibili negli allestimenti Active e Dynamic e le versioni a 5 porte sono omologate per 5 persone e le versioni a 3 porte sono omologate anch'esse per 5 persone, ma il quinto posto in questo caso è opzionale. Questo per rispondere all'esigenza di chi comprando un 3 porte non ha bisogno necessariamente di portare tante persone all'interno dell'auto. La caratteristica migliore della Grande Punto GPL, a mio avviso, è questa: è progettata, costruita e garantita da Fiat. E grazie a questo prende il massimo degli eco incentivi governativi, perché è un'auto ecologica, è un'auto che consuma poco, pur mantenendo le stesse prestazioni della versione a benzina. E grazie anche al doppio serbatoio, perché l'auto ha una doppia alimentazione, va sia a benzina che a GPL. È in grado di garantire autonomie di esercizio molto lunghe, ma a bassi costi di esercizio perché il GPL ha un costo alla pompa molto basso. Il GPL, la bombola è sistemata, la bombola addizionale è sistemata nel bagagliaio all'interno del vano dove normalmente abbiamo la ruota di scorta. La forma della bombola è toroidale, significa forma di ciambella, e una volta sistemata nel vano occupa quasi per l'interezza dello spazio, senza però penalizzare il vano bagagli. Infatti, la capacità del vano bagagli passa da 275 litri in configurazione normale a 252, quindi pressoché identica. La versione metano di Grande Punto è anch'essa costruita, progettata e garantita da Fiat, e proprio per questo prende il massimo degli eco incentivi governativi. La soluzione del sistema di bombole è perfettamente integrata con la vettura, vengono montate sotto il pianale e quindi non penalizzano affatto la capacità del bagagliaio. La vettura ha il più basso livello di emissioni della gamma Grande Punto, raggiungendo i 115 grammi di CO2 per chilometro percorso. La gamma Grande Punto è sempre in continua evoluzione. Praticamente dal giorno in cui l'abbiamo introdotta nel mercato l'abbiamo rinnovata, innovata e aggiornata continuamente. Di recente, sapete, abbiamo introdotto le motorizzazioni metano e GPL, che rappresentano il fiore all'occhiello in termini di ecologia della gamma di questo momento. In futuro ci saranno tanti nuovi interventi. Introdurremo degli aggiornamenti stilistici, renderemo la macchina ancora più bella di quello che è, con interventi sia nell'interno che nell'esterno.
ma forse gli interventi più significativi sono interventi tecnologici. La gamma motori verrà aggiornata alle nuove normative Euro 5, quindi tutti i motori di grande punto diventeranno Euro 5. Già oggi ce ne sono un paio in gamma, la versione metano e la versione diesel 1600 120 cavalli. I motori avranno il sistema stop and start che ci permette di ridurre ancora di più nell'esercizio reale dell'auto di tutti i giorni i consumi, spegnendo il motore tutte le volte che l'auto viene fermata e viene messa in folle. E una nuova tecnologia nei motori multijet, quindi un multijet di seconda generazione, dove grazie all'adozione di un nuovo sistema di iniezione, questo a solenoide, avremo la possibilità di ridurre le emissioni inquinanti e rendere l'elasticità del motore ancora migliore perché aumenterà la coppia del motore, perlomeno la distribuzione della curva. Inoltre, una nuova tecnologia che verrà introdotta su grande punto per i motori a benzina è data dalla famiglia di motori multi-air, dove il nuovo sistema di controllo delle valvole permetterà di aumentare le prestazioni del motore, aumentare la coppia, ridurre i consumi.